Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi, come promesso, parliamo del viaggio in moto di coppia fra amanti, fidanzati, coniugi, quello che volete, va bene? Premetto, i viaggi in coppia per me sono iniziati quando ho conosciuto Ilenia e siamo subito andati a fare un viaggio molto impegnativo, molto avventuroso. Riassunto, 9000 km in 3 settimane di ferie tra Cile del Nord, Bolivia, Perù. Ce ne sono successe di tutti i colori, fra cui una dissenteria, viaggiare di notte, sterrati, fanghi, viaggiare a meno 7 gradi nel Salar di Uyuni e infine, ciliegina sulla torta, bruciare la frizione su un deserto a 3600 metri che ci ha obbligati a lasciare lì la moto, camminare per 5 ore, venire salvati dai carabinieri, recuperare la moto e poi dormire per terra in caserma. E sti cazzi! Ciò nonostante, ad ogni mia proposta di viaggio in moto, Ilenia dice ancora sì, vengo volentieri. Quindi siamo andati a fare delle trasferte in giro per l'Italia, siamo andati all'Elefantentreffen, partendo da casa con la neve, poi affrontando il freddo fino in Germania, e quest'anno, come avrete visto, ci siamo concessi i guadi d'Islanda. Ilenia, oltre ad essere molto agguerrita e molto appassionata, è anche felice di condividere con me la passione per il viaggio, per la moto, per l'avventura. Se questo affiatamento per il viaggio in moto, in tenda, l'avventura non c'è, è inutile insistere e obbligare il partner a seguirti, meglio se vai da solo e la tua fidanzata o tua moglie fa le vacanze in un altro modo. Se questo c'è, allora parliamo dei pregi e dei difetti. Ovviamente i pregi riguardano tutta la parte prima del viaggio, pianificare insieme, organizzare i visti, i permessi, i traghetti, la tabella di marcia, la percorrenza giornaliera, tutto quanto c'è alla base di un viaggio. E la cosa bella, anche romantica se vogliamo, è che c'è questa sensazione di obiettivo comune, vi fa pianificare il viaggio con molta molta attesa, molto entusiasmo. Allo stesso modo i pregi ci sono durante il viaggio, c'è l'aiuto concreto fra pilota e passeggera per quanto riguarda la navigazione, il reperimento delle informazioni, supporto morale, incoraggiamento, eccetera eccetera. Tra le altre cose, l'abbiamo detto anche ieri nell'episodio del viaggio in solitaria, una coppia dove è presente anche una donna suscita molta più empatia e molta più curiosità da parte delle popolazioni locali, che sicuramente si avvicineranno per chiedervi se va tutto bene, se la ragazza è a posto e magari vi invitano a pranzo, a dormire, a cena e così via. Difetti. I difetti sono principalmente questi. Noi coppie in moto condividiamo 40 cm quadrati di sella dura, stretta, scomoda. E questo lo facciamo non soltanto durante le ore calde, fredde, se piove, se ci bagniamo, se cadiamo, se scivoliamo, ma anche per molte ore, per molti giorni di fila. Non è come a casa, che quando bisticciamo lui può andare da un amico a bersi la birra, lei può andare in palestra dalle amiche. Qui siamo proprio a stretto contatto, appiccicati tutto il giorno e male che vada, la sera siamo chiusi in tenda, in una steppa, zitti, orgogliosissimi e non ci parliamo. Quindi se ci sono le basi per un rapporto duraturo nel tempo, il viaggio in moto è la miglior cartina tornasole che ci può essere, perché se sopravvivi a quello sei pronto per tutto, anche il matrimonio. Ma se la coppia non ha questa sorta di coinvolgimento, di complicità, di passione, di stima reciproca, la moto può facilmente metterlo a nudo e vedrete che dopo il viaggio qualche cosa cambierà. Non ci vado, no. Cosa? Già lo so com'è. No, lo so bene com'è. Come dici? Stavolta ci potrei morire. Cosa? Che fai? Sei matto? Shh, basta! No! Abbassa la voce, la vuoi piantare? Di una cosa sensata, se vuoi che stia zitto, di una cosa sensata, dimmi perché non ci vuoi andare. Perché sì, perché sì. Detto questo, preferisco puntare sugli aspetti positivi, che sono quelli che mi incentivano ogni volta a pianificare con Ilenia dei viaggi, che dovrebbero incentivare voi a pianificare con la vostra fidanzata dei viaggi. Mentre il pilota è l'esclusivo conducente del mezzo e può scegliere la velocità di crociera, il chilometraggio, lo stile di guida, eccetera, eccetera, la passeggera subisce le sue decisioni, tuttavia con fiducia e rispetto e complicità. Quindi il pilota ha sempre la sensazione di essere indipendente, ma non sarà mai troppo azzardato nelle decisioni proprio perché c'è la passeggera dietro che ogni tanto gli bussa sul casco e gli dice forse sarebbe meglio se andassi più piano. Allo stesso modo la passeggera è un grande aiuto per il pilota perché in caso di indecisioni, un bivio perché c'è una strada chiusa, la frontiera è in sciopero, la passeggera può dare più motivazione al pilota spronandolo e suggerendogli che cosa fare. Quindi di nuovo punta tutto sul rapporto di coppia che secondo me in moto viene valorizzato ed è per questo che è bello viaggiare in coppia. Bene, se sei una coppia in viaggio, se sei una coppia che ha viaggiato, se sei una coppia che viaggerà, chiedi, scrivi, condividi la tua passione qui nei commenti o suggerisci il prossimo argomento. Per oggi è tutto, io sono Jonathan Encini, a domani, ciao!